anche Torino ha voluto stringere la mano, dal momento che la stretta di mano è tornata in onore, al Presidente della Repubblica. L'incontro tra la cordialità partenopea di De Nicola e la tradizionale cortesia dei Bujanen è avvenuto mentre il sole scioglieva i vapori argentei del Po. Squisita e solida, romantica e quadrata, Torino ha saputo dalle sue più dolci specialità fare una grande industria. De Nicola visita la Venchi Unica. Dicono che i dolci gli piacciono, che i suoi pasti sobri e solitari si chiudano con una fetta di torta. Avrà apprezzato questa produzione subalpina. Dalla Stagnola dei Cioccolatini alle grandi piastre d'acciaio. Fiat Mirafiori. De Nicola visita le officine meccaniche, immani cattedrali del lavoro. Gli operai desiderano che assista alla cucinatura di alcuni pezzi. Sono bravi guaglioni questi solidi operai del nord e vedono impersonata nel presidente quell'idea di libertà per cui furono i primi a sollevarsi con gli scioperi della primavera 43. Mostra dell'edilizia. Tante cose da riedificare, tanti pezzi da sollevare. Al lavoro comune i torinesi offrono la loro tenacia. Sono lieti di averglielo detto di persona, Monsieur Presidente.